Siamo sul gommone dell'ONG CI, stiamo raggiungendo la loro imbarcazione. Malta, porto della Valletta. Qui sono attraccati in attesa di ripartire per nuove missioni la CI, imbarcazione dell'omonima ONG tedesca, e la Minden, che appartiene all'ONG Lifeboat, anche questa tedesca. Sulle organizzazioni non governative e sul loro ruolo nel salvataggio dei migranti è polemica. Noi siamo andati a sentire come rispondono alle accuse che gli sono state mosse in questi giorni. Sotto la lente, il sospetto di una cooperazione tra chi organizza le partenze e i soccorsi. Non abbiamo contatti con loro e non lavoriamo con loro, perché questi trafficanti sono assassini. Frontex sostiene che i trafficanti potrebbero approfittare dell'obbligo di salvataggio in mare. Potrebbe essere un fatto. Ma non possiamo sospendere i nostri obblighi umanitari, come salvare vite. Loro guadagnano da queste persone, questi soldi potrebbero finanziare qualsiasi cosa, incluso lo jihadismo. Nella situazione del Mediterraneo ci sono vari attori. Loro ci guadagnerebbero lo stesso, che le persone vengano salvate o no. Avete mai ricevuto telefonate dalla Libia? No. Mai. Avete mai avuto contatti diretti con i trafficanti? No, assolutamente no. Quanto vi serve per ogni missione? Una missione costa circa 10.000 euro. Ci servono circa 30.000 euro al mese, che non è molto. Le leggi tedesche per le ONG sono abbastanza severe. E dobbiamo garantire piena trasparenza sui nostri donatori e i nostri conti. E tutti possono controllarli. Cooperate con la Guardia Costiera di Malta? Non c'è cooperazione con la Guardia Costiera di Malta, perché l'organizzazione a cui facciamo riferimento è il Centro Emergenze della Guardia Costiera di Roma, che ha il controllo di questa zona. Noi forniamo a tutti quelli che troviamo sulle barche un giubbetto di salvataggio, così nessuno annega, e solo in caso di emergenza prendiamo i migranti a bordo. E poi informiamo il Centro Emergenze della Guardia Costiera di Roma delle persone che abbiamo preso e aspettiamo istruzioni. Non entrate mai in acque libiche? Lavoriamo vicino alla costa libica perché è lì che avvengono tutti gli incidenti. Loro muoiono vicino alle coste libiche, non vicino a quelle italiane. In genere stiamo a 20 miglia dalla costa. Non entrate mai in acque libiche? No, è proibito. Sì, è vietato, ma alcune evidenze fanno vedere che in realtà, anche per motivi umanitari, quelle miglia vengono anche molto ridotte. Io chiedo subito a Luigi Di Maio, lei ha avuto una posizione ferma su queste operazioni nel Mediterraneo. Cosa dice esattamente? Così non ci possiamo sbagliare. Beh, il concetto è semplice. Ci sono tre procure in Sicilia, più due rapporti di Frontex, che lanciano un allarme su alcune ONG che potrebbero avere dei rapporti con scafisti, addirittura facendo utilizzare a quei criminali direttamente le navi per trasportare migranti. Ora, partiamo da questo dato che vi ho portato stasera, se lo possiamo inquadrare. 2016, l'Italia ha avuto 180.000 ingressi, la Spagna ne ha avuto 8.000 di ingressi. All'inizio pensavo fosse solo un problema del fatto che l'Italia si accolla sempre tutti i problemi di tutti i paesi limitrofi. Ma se poi vengo a sapere che c'è il sospetto che qualche nave arriva vicino alle coste libiche, si sente con gli scafisti e carica i migranti, allora per me quello non è più salvataggio, è traghettamento. E per questo io ci voglio vedere chiaro. Me la sono presa con tutte le ONG? No. Ci sono ONG oneste, ci diano una mano a capire se ci sono ONG disoneste. Ma una cosa è certa, noi siamo quelli che stanno prendendo più migranti di tutto il Mediterraneo e il canale di Sicilia non c'entra niente, perché alcune navi sono a portata di acqua scooter. Il direttore della Stampa col suo giornale in questi giorni ci ha fatto vedere che c'è... Fermo Di Maio, ci sono scafisti. No, abbiamo un video in cui gli scafisti con l'acqua scooter scortano le navi fino alle navi dell'ONG. Ora, a portata di acqua scooter significa che stanno molto vicino alle coste libiche e ce li stiamo andando a prendere lì.
Allora, a questo punto facciamo prima mettere un traghetto Tripoli-Palermo-Trapani piuttosto che fare questo... Allora, Greta, buonasera. Intanto pubblicato ieri. Abbiamo due cose, il video e il direttore della stampa. Buonasera, poi arriviamo a lei, tutti e due insieme. Voglio prima vedere il video, se possibile. Il video che è stato pubblicato ieri sul sito della stampa, appunto girato da un migrante a bordo di una piccola imbarcazione, probabilmente durante i giorni di Pasqua, quando le navi di Frontex, della Marina, della Guardia Costiera e delle ONG hanno salvato più o meno 8.300 migranti in 50 operazioni. Ecco, questo è il video ripreso a bordo da un telefonino dove si vede una moto d'acqua che scorta questa piccola barca, e c'è un uomo, l'abbiamo appena visto, che invece è al timone della barca, che fa segno di non essere ripreso. Probabilmente l'uomo alla guida poi salirà a bordo della moto d'acqua e tornerà indietro sulle coste libere, ma si pensa appunto che questa moto d'acqua scorti questo barchino fino alle navi che poi salveranno quello gli che diceva lei a bordo. Mi permetto di dire un'ultima cosa, poi sì, lascio prego, il tempo prego agli altri interlocutori. Qui il salvataggio delle vite non è in discussione, le vite vanno salvate, ma mettiamo i puntini sulle i. Abbiamo una guardia costiera e una marina militare insieme a tutto il sistema di pattugliamento Triton che arretra dalle acque libiche e si avvicina alla Sicilia, perché si stava rendendo conto di stimolare le partenze se si avvicinava troppo alle coste. Adesso sembra che ci siano delle ONG che sentono a telefono gli scafisti. Questo è un fatto gravissimo. Stanno indagando la Commissione Difesa della Camera, il Comitato Schengen, l'Unione Europea e tre procure siciliane. E io credo che i cittadini debbano sapere tutta la verità su questa questione per capire se c'è un business sull'immigrazione. Mi faccia dire solo questo. 4,6 miliardi, quasi 5 miliardi ci costa l'accoglienza in Italia. Io non ho nessun problema a dire che ci sono alcune cooperative e alcune società che lucrano sull'accoglienza. Se stiamo addirittura creando un canale diretto di trasporto per i migranti per fare il business in Italia, è un fatto gravissimo, perché sono soldi degli italiani e spendiamoli bene. Va bene, voglio sentire Molinari, così mettiamo tutti i pezzi del puzzle e poi Bonacina, giusto? Poi diciamo, direttore Molinari, buonasera. Allora, il video che hai pubblicato sul tuo giornale è un video che ovviamente fa discutere, così come un'inchiesta che però hai fatto due giorni prima, perché il tuo giornale per primo ha tirato fuori questo che appare un grande scandalo. Cosa sta succedendo secondo i tuoi giornalisti, secondo le tue inchieste, in quel pezzo di mare? Nello specchio di mare fra le coste del Nord Africa e l'Italia è in atto un conflitto fra i clan della criminalità organizzata e gli stati nazionali, come il nostro. I clan della criminalità organizzata hanno interesse a portare dalle coste del Maghreb al territorio europeo il più alto numero possibile di migranti. Lo fanno perché è un traffico illegale, grazie al quale si alimentano e grazie al quale creano dei proventi che poi reinvestono in ulteriori attività criminali. Per moltiplicare questo flusso di denaro, il loro interesse è di portare quanti più migranti in Europa, ovvero sulle nostre coste. La capacità delle organizzazioni criminali di sfruttare le norme di stati democratici che prevedono giustamente il salvataggio in mare di chi è a rischio di vita, ci dice quanto sofisticate sono queste organizzazioni criminali. Il sospetto delle procure siciliane che stanno indagando su questo, come anche di Frontex, e che sostanzialmente questi criminali tendano una sorta di imboscate alle organizzazioni non governative, anche quelle che operano con le migliori intenzioni possibili da un punto di vista umanitario, attirandole in luoghi e su rotte dove sostanzialmente incontrano casualmente, fra virgolette, i barconi, e quindi prendono in consegna i migranti. Sostanzialmente quindi si tratta di un disegno strategico molto sofisticato, logisticamente molto avanzato, di clan criminali che aggirano le nostre leggi per aumentare i loro traffici e proventi criminali. Riccardo Bonacina, allora come la mettiamo con questo quadro, diciamo, di un signore politico che ha appena detto delle cose, un giornalista che ha posto delle questioni di un'inchiesta, alcuni filmati come hai visto di Greta Mauro presi dalla stampa, come la mettiamo con queste ONG? Allora, secondo me ci sono da precisare alcune cose, lo dico anche a Molinari, cioè il business della tratta di uomini
è un business che non prevede la consegna di questi uomini. Non siamo più allo schiavismo in cui i proventi erano fatti una volta che erano consegnati gli schiavi e venduti. Questi uomini qua che vedete sono vuoti a perdere. Il business è fatto tutto prima. Questi pagano prima di partire. Quindi il business delle mafie criminali che tratta, diciamo, della tratta di esseri umani è fatto a prescindere, prima che questi vadano in mare. Questo mi sembra una precisazione, capire come siamo peggiorati rispetto allo schiavismo dell'Ottocento e inizio Novecento. Questi uomini qua, questi centinaia di migliaia di persone, uomini, donne e bambini, per le mafie sono vuoti a perdere. Quel filmato che abbiamo visto, che avevo già visto, ma ragazzi, non si possono fare accuse infamanti con se, forse, si dice. L'accusa è infamantissima, cioè di sono 12, 13 ONG messe, tra l'altro, diciamo a cascata su tutte le ONG. In Italia sono circa 180, infatti hanno reagito duramente, anche dal Presidente della Camera. Non si può buttare fango e dire che sono in combutta, che sono taxi. Tra l'altro non compare nessuna carta né di Frontex né delle procure. Cioè è un'accusa infamantissima quella di essere in combutta con i trafficanti di uomini. Calma. Però il Presidente della Camera inviti queste ONG in Parlamento alle audizioni. Io non sono il Presidente della Camera, sono Vicepresidente. Vicepresidente, vabbè, dai. No, prossima, no, abbiamo fatto un giro. Upgrade. Non volevo rubare il lavoro. Alla... No, però voglio dire, moral suasion, invitateli, sentiteli. Magari anche fai un giro su una di queste 13, 14 navi che tra l'altro lavorano dentro un quadro che è comandato dalla Guardia Costiera, cioè non è che questi sono lì però, e fanno però i cavoli loro. Però il tema è questo, se mi posso permettere, sì. Fermo restando che, come ho detto prima, non ho nessun problema contro, anzi sono uno dei finanziatori di una ONG, quindi non ho finanziatore nel senso di iscritto. Donatore. Però donatore, ma voglio dire una cosa, il problema del coordinamento della Guardia Costiera e della Marina Militare è che a un certo punto le nostre navi dello Stato hanno deciso di arretrare perché stavano creando questo effetto, si stavano rendendo conto di creare l'effetto opposto. Cioè più si avvicinavano alle acque libiche, più quelli pensavano di partire perché dovevano percorrere meno spazio, meno distanza, con meno scorte e con bagnarole a questo punto. Cioè vere e proprie bagnarole, le carrette del mare. Mentre i nostri arretrano con regole di ingaggio differenti, che non sono più quelle di Mare Nostrum ma di Triton, le ONG si avvicinano. Ora non dico che tutte sconfinano, ma se c'è il sospetto, io poi dopo lo sentiremo, non lo so, il procuratore di Catania dice noi abbiamo certezza, ci sono le telefonate tra gli scafisti e alcune ONG. E addirittura, ce l'abbiamo il procuratore. Sì, no, voglio dire un'altra cosa. E siamo addirittura, abbiamo trovato il numero delle ONG sui cellulari dei migranti che gliel'avevano dati gli scafisti. Allora io ho un problema perché mi preoccupo di come si stanno portando 180.000 l'anno scorso, quest'anno faremo un altro record di migranti qui in Italia, li stiamo portando per esigenza oppure no? E un'altra domanda, se li prendiamo nel Mar Libico, perché li portiamo tutti nei porti italiani quando c'è Tunisi e Malta lì vicino che sono porti a portare in alto? Qualcuno dice che non sono porti sicuri. Beh, facciamo un nuovo accordo con la Tunisia, visto che la Spagna c'è riuscito e non si può andare, perché non ci sono condizioni di sicurezza. Dove questo? Le regole di ingaggio. Malta non di è in condizioni di sicurezza? No, Malta non lo so, Tunisi non Malta si può. Malta lo è. Tunisi in questo momento rimpatria i tunisini, i profughi tunisini. E noi possiamo fare un nuovo accordo con Tunisi per fargliene prendere altri e poter rigestire. Questo è compito della politica, certo, non dell'ONG. Certo, allora, infatti il governo Renzi in questo, poi in tutta questa storia, in 3 anni non si era accorto di nulla. Adesso Minniti anche dice ombre sul sistema dell'immigrazione. Su questo tema io non accetto che Matteo Renzi, dopo 3 anni che ha governato, adesso caschi dalle nuvole e dice c'è un problema ma non me lo deve dire Di Maio. Ma che hai fatto 3 anni tra Frontex, Mare Nostrum e Triton? Il procuratore è qua e lo ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ovviamente non lo metto nel dibattito politico perché non è assolutamente il suo ruolo, però una domanda gliela devo fare perché oggi sui giornali sono uscite ipotesi di intercettazioni e poi dice il vicepresidente della Camera, ha preso molto spunto dalle sue frasi, dalle sue inchieste, mi scusi, in cui non c'è ancora una sentenza ovviamente, però c'è ci sono... C'è un'indagine conoscitiva. Sì, no? È un'indagine importante, quindi le volevo chiedere che evidenze ci sono di contatti tra
migranti, scafisti e ONG. C'è qualche evidenza? Se per evidenza si intende l'esistenza di prove, cioè di fonti di conoscenza che possano essere utilizzate processualmente, purtroppo no. E infatti la ragione per la quale ritengo che sia necessario esternare questa difficoltà all'opinione pubblica nasce proprio da questo. Abbiamo delle conoscenze che sono delle conoscenze che ci derivano da agenzie, da mezzi di ricerca di informazioni che non sono processuali, e quindi sappiamo che vi sono violazioni di regole da parte di alcune ONG, non di tutte le ONG, perché sarebbe sbagliato fare di tutta un'erba un fascio. Ma se non ci si forniscono strumenti investigativi più penetranti e non si fa uno sforzo investigativo più forte, noi rischiamo di arrivare a delle prove e quindi a delle certezze processuali quando ormai determinati eventi gravi si sono verificati e conseguenze nefaste si realizzano nella società, perché abbiamo un proliferare di un business criminale non soltanto in Libia ma anche in Italia, che è legato al sistema dell'accoglienza, che è legato al fenomeno della tratta. Nella procura di Catania abbiamo il più alto numero di procedimenti per tratta in tutta Italia. Abbiamo fenomeni di sfruttamento del lavoro, cioè situazioni tali per cui se non ci forniscono questi strumenti investigativi più... Ma cosa sono questi strumenti investigativi? Ci faccia capire. Cosa intende per strumenti investigativi? Perfetto. C'è il vicepresidente della Camera che ne sta facendo una battaglia. Ci aiuti a capire qui e a casa cosa vuol dire tecnicamente? Soltanto la polizia giudiziaria e i testimoni che rendono delle dichiarazioni messe a verbale possono essere spese processualmente. Le informazioni che ci derivano da fonti investigative che non hanno funzione di polizia giudiziaria non le possiamo utilizzare. Se abbiamo un'intercettazione radio, se abbiamo un'intercettazione dei servizi, se abbiamo delle rilevazioni satellitari effettuate da forze di polizia che non hanno funzioni di polizia giudiziaria, noi abbiamo delle conoscenze e quindi delle certezze, ma non abbiamo delle prove. Chiaro. Abbiamo bisogno che queste prove ci vengano fornite dalle forze di polizia giudiziaria. Un attimo. Questo è uno degli aspetti per cui è necessario un intervento politico. Ecco, ha capito Di Maio cosa sta dicendo. Cioè, mi sembra di aver capito, per esempio, che le intercettazioni di cui stiamo parlando... Siamo nel paradosso che abbiamo delle certezze, ma non possono essere classificate come prove. Non mi sembra che ne abbiamo molte. Che dice Molinari? Che dici, Molinari? È esattamente così. Credo che dobbiamo ringraziare il procuratore per la limpidezza e la chiarezza con la quale ci ha spiegato la situazione. La realtà è che chi sta conducendo questa indagine, che ha a che vedere con la sicurezza nazionale e, attenzione, con il salvataggio di vite umane, è in possesso di elementi che non possono essere considerati prova in sede giuridica. Questo perché, come avviene nel caso della lotta al terrorismo, molto spesso quando sono i servizi di intelligence a raccogliere delle prove, vengono raccolte con elementi e strumenti che ancora non possono essere considerati prova. Allora, ci sono due frasi e poi vi faccio vedere un altro elemento. Le due frasi che hanno destato clamore sono state l'una di Roberto Saviano, La Repubblica, che parlava di lei, onorevole Di Maio, e diceva: invece di eliminare, come sarebbe ovvio, giusto e conveniente, il reato di immigrazione clandestina, si sta subdolamente introducendo il reato di solidarietà. Ma il giorno dopo è arrivata una dichiarazione altrettanto importante, perché nel lungo pezzo di Saviano si parlava di questa parola taxi, che anche Bonacina ha, che non compare. Però lo stesso Frontex ieri ha detto: è chiaro che i trafficanti che operano in Libia stanno approfittando dell'obbligo internazionale di salvare vite in mare, il che non mette la parola taxi dentro, ma evidenzia il problema che stava dicendo Di Maio e Molinari, se mi posso permettere, e anche il procuratore. Scusa, posso dare un dato? Cioè, sì. Le persone salvate dal 1 gennaio al 23 aprile sono 35.000, le navi di ONG ne hanno salvate 13.000,
Cioè, quindi è sotto accusa anche la Guardia Costiera, Euromed, cioè sono un terzo quelle salvate dall'ONG. Cioè, aspettate sì. un attimo. Nel 2016 le ONG sono passate dal 5% di persone salvate in mare al 40%. Ora, qui non è il discorso di salvare. Se c'è il rischio che delle persone stanno morendo, le dobbiamo salvare. Il discorso questo è importante che tu lo dica, perché... Io l'ho sempre detto. No, perché questo è un dilemma umano e etico. Questo l'ho sempre detto. L'alternativa cos'è? Questo l'ho sempre detto. E ti posso dire una cosa. Mi disgusta che nel dibattito contro di me si utilizzino i morti in mare, perché io non ho mai detto che dovesse morire qualcuno. Ma io voglio capire se in questo momento c'è una differenza tra salvataggio e traghettamento. C'è chi va salvato e chi ce lo stiamo andando a prendere sulle coste? Se ce li stiamo andando a prendere sulle coste, quelli non li stiamo salvando. Quelli li stiamo traghettando con un taxi del Mediterraneo. Permettetemi di dirlo. Voglio chiedere al procuratore se si stanno salvando più vite, secondo lei. Sicuramente si stanno salvando più vite umane. Sicuramente in valori assoluti debbo ritenere che ne muoiano di più, non in percentuale ma in valori assoluti, perché i trafficanti, che sono assolutamente degli assassini, stanno massimizzando i loro profitti, stanno riducendo sempre di più la qualità dei natanti che vengono messi in acqua, e per quanto possono essere tante le navi delle ONG, non potranno mai salvarli tutti. Permettetemi, noi dobbiamo capire se stanno aumentando le partenze dalle coste libiche perché abbiamo più navi vicino alle coste libiche, perché in quel caso la Guardia Costiera e Frontex devono dare... Ma non ha senso questo ragionamento. Sì, lo diceva, Frontex lo diceva anche di Mare Nostrum, che era troppo vicino alle coste libiche e quindi favoriva le partenze. Di Maio, ma ti ripeto, non gli interessa niente di sta gente, i trafficanti. Ma non è, li buttano in mare e che muoiano. No, sto dicendo un'altra cosa. Non guadagnano più, non pigliano più un soldo. Io non voglio entrare in scontro con lei. Qui c'è un tema. Se i trafficanti stanno riducendo, come ci diceva il procuratore, i costi e la qualità delle navi, è perché forse devono percorrere meno spazio. Le nostre navi della Marina e le nostre navi della Guardia Costiera le abbiamo fatte tornare indietro verso la Sicilia per evitare l'effetto calamita. Se abbiamo troppe navi vicino alle coste libiche si crea un effetto calamita, e forse se c'è qualche ONG che sente a telefono lo scafista non crei solo l'effetto calamita, hai creato il ponte ideale tra la Sicilia e la Libia. E questo è il problema fondamentale. Finisce Libia. Questi soldi li hanno già presi. E ricomincia in Italia con le cooperative e le società. Questo, se vuoi, poi facciamo un'altra puntata. È un po' facile dire così. No, è così. L'abbiamo visto con Mafia Capitale. Non dico, è un po' facile questa polemica. Però il business dei trafficanti finisce in Libia, finisce, diciamo, nei punti in cui questi partono. Poi non hanno più interesse. Non hanno interesse, dal punto di vista del business, non hanno interesse alle loro vite. Quindi... sempre di più li mandano allo sbaraglio, anche quella motoscooter d'acqua che abbiamo visto, sono a un miglio, due miglia dalle coste, si vedono le case. Devo fare due domande finali a Di Maio che riguardano la politica. Ringrazio Molinari, ringrazio il procuratore, però fatemi fare due cose e gliele anticipo. Uno, grazie procuratore, grazie come sempre per la sua cortesia e per questa denuncia che grazie a lei penso che tutti quanti abbiano ben colto. Grazie veramente al direttore di vita, grazie per aver partecipato. Però due domande, adesso spinose perché ha giocato facile fino ad ora. Servizio. Davide Vannoni, contestato inventore del metodo Stamina contro le malattie neurodegenerative, è stato arrestato. I carabinieri del NAS si sono presentati questa mattina nella sua casa a Torino. L'accusa per il padre di Stamina è quella di aver continuato all'estero ad applicare il contestato metodo, dichiarato completamente inefficace e che già gli era costato una condanna. Così si difendeva anni fa, prima della sentenza. Non si possono fare queste affermazioni con questa superficialità quando ci sono in gioco delle terapie in questo momento in atto su pazienti che non hanno nessun'altra alternativa terapeutica.
Secondo questa più recente inchiesta della Procura di Torino, il sedicente terapeuta avrebbe adescato i nuovi pazienti, tutti affetti da patologie neurodegenerative incurabili, attraverso i social network e li avrebbe convinti a farsi curare in una clinica di Tbilisi, in Georgia. Decine le persone che avrebbero accettato di sottoporsi al metodo, tutte disposte a pagare fino a 30.000 euro ogni infusione di staminali. Vannoni è stato fermato all'alba nella sua casa di Moccalieri, Torino. Per gli inquirenti, il pericolo di fuga sarebbe stato concreto. Vannoni aveva infatti venduto recentemente la sua Porsche e sarebbe stato in procinto di lasciare l'Italia per Santo Domingo, paese dove un gruppo di collaboratori lo avrebbe aiutato a insediarsi in una nuova clinica. Per lui l'accusa è di associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità, truffa aggravata e somministrazione di farmaci non conformi. Nel marzo del 2015 aveva patteggiato una condanna a 22 mesi, sospesa con la condizionale, impegnandosi a rinunciare a qualsiasi iniziativa che gli permettesse di proseguire l'applicazione della terapia. Rapidi e secchi. C'è una parte del Movimento 5 Stelle che spesso ha un movimento critico nei confronti della medicina tradizionale. Pensa ai vaccini, ha avuto un momento di flirt anche con Vannoni. Le chiedo, state elaborando un programma? Noi il metodo Vannoni non lo abbiamo mai sostenuto. Dal punto di vista invece dei vaccini, più che altro c'è un ex presidente del Consiglio che si chiama Renzi che mette in giro fake news, bufale su di noi. Sui vaccini noi abbiamo sempre avuto una posizione chiara. Le persone si devono informare, poi vanno dal loro pediatra. Se il pediatra gli dice di vaccinare i figli, loro devono vaccinare i figli. Questa è sempre stata la nostra posizione. Siamo per l'obbligatorietà, ecco, noi siamo prima di tutto per l'informazione, per la raccomandazione e per dirgli se il medico vi consiglia questa cosa, la dovete fare perché ci sono le persone che ne capiscono di una cosa e altre che ne capiscono un altro settore, punto. Poi, però sai, la paroletta obbligatorietà per noi è importante. Non si può utilizzare la dichiarazione, se va a prendere la dichiarazione di un qualsiasi esponente del movimento, magari a livello locale, la si strumentalizza. Invece, se vogliamo parlare a proposito dell'ex presidente del Consiglio e dei suoi fallimenti, possiamo parlare anche di Alitalia. Possiamo parlare di Alitalia. Di Alitalia che è firmato Matteo Renzi questo fallimento. Ne parliamo, lei mi dica una cosa soltanto. Lei mi ha detto che aveva un minuto. Quindi. Sì, però 20 secondi me li conceda, perché è importante. Quindi il Movimento 5 Stelle sulla questione dell'obbligatorietà dei vaccini è convinto che sia corretto se il medico, che presumo sia d'accordo con l'obbligatorietà, fa vaccinare. Lei è vaccinato? Certo che anche sì, anche i miei figli. Siamo tutti e due vaccinati. Va bene. Bene, l'altra cosa è Alitalia. Alitalia a questo punto, indipendentemente dalle colpe, perché però le colpe bisogna sono sempre ricordare. 7,4 miliardi persi in 40 anni, certo. Ne mettiamo tante di persone certo, che però hanno. Però ogni anno arrivava un presidente del Consiglio, allacciate le cinture, Alitalia riparte, abbiamo risolto il problema e poi falliva. E ora come oggi si risolve? Si deve fare una cosa. Nominare un commissario di Alitalia super partes e chiedergli un piano industriale che laghi gubitosi di cui si parla le piacciono? Ma io aspetto di vedere quali siano le proposte sul campo, adesso sto sentendo questi due nomi, ma non mi esprimo. Un commissario super partes significa che non rimettono la politica in Alitalia. Okay. Non rimettere la politica in Alitalia significa cominciare a tagliare la mangiatoia. Secondo noi possiamo abbattere il 30% i costi tagliando gli sprechi dell'Alitalia, fare una partnership con Air France o Lufthansa, che sono vettori europei importanti sulle nostre rotte, e creare rotte cargo e rotte a lunghissimo raggio per rilanciare Alitalia in nuovi due settori. Secondo me, se la rimettiamo in piedi con partnership, spending review, mandiamo a casa il management che l'ha ridotta così, non avremo bisogno di metterci i soldi degli italiani in Alitalia. Ma gli azionisti chi saranno in questa sua ipotesi? Perché oggi ci sono gli arabi e privati. Sì, lo Stato. Gli arabi se ne vogliono andare. Sì. E vedremo a chi venderanno. Potrebbe essere anche a Lufthansa o Air France, che sono partner europei importanti. Dall'altra parte. Ma lo Stato potrebbe. No, ma l'entrata dello Stato in questo momento è un discorso prematuro, perché se si fa un buon piano industriale e una riorganizzazione, sarà il mercato ad avvicinarsi e Alitalia si renderà appetibile sui mercati e troverà nuovi azionisti. In questo momento, invece, che cosa si è fatto in questi anni? Si andava un po' in Arabia Saudita, un po' dai capitani coraggiosi, e gli si diceva: ho questo guaio, non lo posso risolvere perché se taglio gli sprechi taglio la mangiatoia, metteteci un po' di soldi, fatemi questo favore. E infatti hanno fatto il favore alla politica, solo che all'Italia sta sempre esclude peggio. Che lo Stato entri, esclude in linea teorica che in questo piano che lei ha pensato io possa. Sono fiducioso sul fatto che all'Italia possa stare sul mercato senza soldi pubblici. Bene, grazie, grazie. Luigi Di Maio. Arrivederci. Grazie. E adesso di Alitalia.